Perché ho scritto questo libro? La risposta più ovvia potrebbe essere: mi piace l'arte. La seconda, altrettanto scontata, sono un insegnante, perché non scrivere un libro che coniughi la mia passione con la didattica? In realtà, entrambe le affermazioni hanno un fondo di verità. Amo rinchiudermi dentro le pareti di un museo, trascorrendo giornate a esplorare opere più o meno importanti. Non posso ritenermi sicuramente un esperto o un critico. Ma di fronte a un capolavoro ho la profonda curiosità di capire cosa ha motivato l'artista, perché sono stati scelti proprio quei colori. Voglio comprendere il momento storico della sua vita in cui l'ha realizzata. Dietro un'opera d'arte c'è un mondo da scoprire, è risaputo. Sarà forse questo il motivo che mi spinge a cercare di trasmettere queste sensazioni e conoscenze anche ai miei pazientissimi alunni. Spesso nella scuola primaria l'arte è un po' la Cenerentola delle materie scolastiche. Condividono con buona pace la stessa sorte musica ed educazione motoria. Se ultimamente per l'educazione musicale motoria le scuole stanno però cercando di correre ai ripari assumendo insegnanti specializzati, l'arte è spesso relegata alla stesura di qualche cartellone, ai cosiddetti lavoretti creati ad hoc per qualche festa comandata e, se va bene, ai fantomatici e molto di moda lab book. Le cosiddette cartellette con aggregazioni dinamiche dei contenuti, come vengono chiamate in modo altisonante. In parole povere, le classiche e vecchie ricerche riproposte in chiave meno stantia. Non voglio sembrare troppo pessimista né apparire presuntuoso. Basta però farsi un giro nei vari gruppi di arte e immagine che popolano i social network per trovare, in mezzo a qualche proposta davvero originale, una selva di modelli già pronti per produrre il lavoretto per la festa del papà, della mamma, del nonno. Manufatti che ricalcano i soliti tristi cliché e per questo vengono paradossalmente molto apprezzati anche dai genitori. Sono semplici da assemblare. Il più delle volte con l'aiutino della maestra e risolvono il problema di cosa fare durante le 2 ore settimanali di arte e immagine. Per averne ulteriore conferma, è sufficiente camminare per i corridoi delle scuole. A fine quinta imperversano i cartelloni con la metafora del viaggio. Nelle altre classi fotocopie in bianco e nero di dipinti famosi, semplicemente colorate dai bambini, o i classici disegni legati alle stagioni. Come non citare le sempreverdi foglie autunnali? Scusate l'ossimoro involontario, rappresentate in tutte le fogge. Nelle classi più basse, alberi con le parole gentili e manine a profusione. Mani usate per le regole da rispettare, per i disegni in cui ci si deve presentare, per gli incarichi. Si parla di competenze, ma si va avanti a stereotipi. Ovviamente sto generalizzando e io non posseggo sicuramente la ricetta per la perfetta lezione di arte e immagine. Ho solo voluto provare a fare qualcosa di diverso, presentare la vita degli artisti in una sorta di dialogo immaginario tra il bambino e l'artista stesso. Nella mia esperienza didattica ha funzionato ed è stato il punto di partenza per approfondire meglio la conoscenza delle opere, per provare a riprodurle utilizzando lo stesso stile pittorico, stravolgendole completamente. Non finirò mai di ringraziare la mia professoressa d'arte all'Istituto Magistrale. Dopo aver visto il mio ennesimo fallimentare tentativo di riprodurre alla lavagna un cesto di frutta, all'epoca si usava così, mi disse che non avrei mai potuto fare l'insegnante perché non sarei stato in grado di insegnare a leggere e scrivere ai miei alunni. Se avessi scritto alla lavagna mela, disegnando vicino una massa informe, simile a una banana cubista, cosa diavolo avrebbero potuto mai capire i miei piccoli pargoli? Aggiunse poi, in tono perentorio, che l'arte non faceva proprio per me. Perché la ringrazio? Perché mi ha insegnato che non bisogna mai prendersi troppo sul serio e che anche gli insegnanti, specie quando danno giudizi così tranchant, possono sbagliarsi, cosa che non finirò mai di ripetere ai miei alunni. So che in genere la prefazione di un libro viene saltata a pie pari. Se siete quindi arrivati a leggere fino a qui, vi ringrazio per la pazienza. Fabio Speciale.